Vabbè, però amici del pubblico, io in questa fase ci sono anche i vostri applausi che possono magari indicare alla giuria quali sono le vostre preferite, ma adesso è giunto il momento di ripresentarsi per Laura Randon e Ramona Sterpi nel rispettivo numero 3 e numero 4. Numero 5 e numero 6, Silvia Cutillo è la numero 5. Mentre la numero 6 è Giulia Cappò. Numero 7 e numero 8, Giusy e Martina. Con Alessia e Valentina. Alessia è la numero 13, Valentina la numero 14. Ed ora 15 e 16 con Jennifer ed Elena. Elena è la numero 15. Jennifer è la numero 16. Io ci terrei, mentre i nostri giurati, facciamo un applauso anche alla giuria, perché voglio dire, intanto vorrei davvero un grandissimo applauso per queste ragazze. Titolo di Miss Futura, titolo che di solito va alle ragazze che ben promettono e che hanno buone possibilità di proseguire. Ebbene, questo titolo è stato assegnato a Martina Grassi, sedicenne, studentessa di Trento, Miss Futura. Bravissima, facciamole un bel applauso. D'altronde è un titolo che va anche alle giovanissime e più promettenti. A premiarla, a cingere la fascia, Francesco Zanini, della città dei bambini. Eccolo qua, Francesco, facciamole un bel applauso che naturalmente se lo merita tutto. E un compito nobilissimo il suo nella vita, lo sa affrontare molto bene. Per cortesia, se ecco davanti, scusi Alberto, davanti al fotografo, no, che è Alberto, Francesco, benissimo. Signore e signori, bene, c'è, sì, Martina puoi ritornare, perché cerchiamo appunto di effettuare queste premiazioni in maniera tale che i titoli vengano acquisiti in merito non alla classifica, ma in merito a quelle che sono le vostre caratteristiche, per cui esclusa la prima e la seconda, cioè le prime due, tutte le altre hanno, tutti gli altri titoli hanno lo stesso valore. Bene, vorrei premiare anche la ragazza che a detta della nostra giuria non solo ha le gambe bellissime, ma è tutta bella, ma però questa sera viene premiata appunto per questa parte anatomica di tutto rispetto. Signore e signori, con i titoli di Miss Gambe in primo piano, Ingrid Leon Torres, prego. È diretto veramente da parte della giuria.
dei consensi. Se non è arrivata prima. Bravissima. Siamo fiamme in mercere. Mayra Salvagno, showgirl. Mayra, prima o poi ce la farai, eh? Sfila bene, vero che è brava, facciamolo un bel applauso, eh? Sì. 18 anni di a premiarla. Massimo Fedele, capogruppo Alpini. Prego, signor Massimo. Signore e signori, con il titolo di Sport Girl, Susy Quintarelli, studentessa di Somma Campania. A premiarla, Romeo Nardi, capogruppo del gruppo podistico. Prego. Amici del pubblico, con il titolo di Fashion Girl, amici, una ragazza che si è dimostrata elegantissima in passerella, ha 24 anni, è di Valdagno ed è Laura Randon. A premiarla, Luca Brandele, capogruppo Protezione Civile. Luca Brandele merita un applauso in più, perché in una località dove la Protezione Civile si è veramente prodigata, credo che ci debba essere la riconoscenza di tutti quanti quelli che... È vero? Glielo facciamo un bel applauso, dai. Amici del pubblico, Cover Girl, quindi è una ragazza che ovviamente deve avere determinate caratteristiche e soprattutto deve avere un viso fotogenico. La giuria ha pensato che questa ragazza sia davvero fotogenica, questa ragazza sia davvero pronta per essere fotografata per le copertine dei più importanti giornali, delle più importanti riviste nazionali. Signore e signori, il titolo di Cover Girl va ad Alice Brunello, 17enne di Arzignano. Brava Alicina, e facciamole un bel applauso, dai. La premia Marzia Molinarolo, presidente dei commercianti di Monteforte. Signore e signori, costituiscono un ex aequo. Perché? Perché uno deve essere giustamente assegnato per forza, è l'unico titolo che deve essere assegnato ad una veronese. Ebbene, l'ha acquisito Valentina Bissoli, 19enne, studentessa di Vigasio, eletta candidata Miss Provincia di Verona. A premiarla, Paolo Menapace, presidente della strada del Soave. Facciamole un bel applauso, dai. Rimanete qua perché è stato un pari merito tra voi due. È stato un pari merito con Alessia Schiavo, 16enne di Sarego.
che però per qualcosina in più, per un voto in più della giuria, è stata appunto eletta Miss Monteforte, è stata eletta Miss Pro Loco Monteforte, e quindi verrà chiamata poi, quando ci sarà questa finale, a rappresentare le Pro Loco. Signore e signori, intanto vorrei ospitare qui con noi il presidente della giuria, il presidente della giuria e anche il presidente della Pro Loco, naturalmente. Allora, al presidente della Pro Loco, Maurizio Bogoni, spetta il compito di assegnare, di far vestire la fascia, mentre al presidente della giuria e assessore ai servizi sociali, Giuseppe Lorenzoni, spetta il compito di la coroncina di reginetta di bellezza. Ecco qua, beh, veramente avrebbe dovuto, ecco lei, c'è questo faccio da me. Bene, allora un grazie davvero. Io direi di fare una cosa, una bella foto, mettiti qua Maurizio per favore, eccoci qua, benissimo. Ecco, stringetevi un po', dove vai? Stringetevi, prego, eccoci qua. Bene, amici del pubblico. Ok, allora, io direi che prima rimanete qua per favore, perché penso sia giusto, vero? Le facciamo andare, perché magari sono in costume da bagno, magari era un po' di freddo. Ecco, sarebbe carino che parlaste. Allora, facciamo così, rimanete voi due. Ecco. Allora, signore e signori, io vorrei grandi applausi per Mayra Salvagno e Lisa Fedele. Se cortesemente magari venite qua, un bel applauso, perché... Grazie. Ecco, un bel applauso, potete accomodarvi. Un bel applauso per Laura Randone e Ramona Sterpu. Un bel applauso. Un grande applauso per Silvia Cutillo e Giulia Capò. Applauso anche per Giusy Quintarelli e Martina Grassi. Per Deborah Tomasi e Alicia Brunelli. Per Elisa Cardana e Ingrid Deontorres. Per Elena Maschinotto e Jennifer Anselmi. Beh, la parola all'assessore, che tra l'altro, insomma, è stata una serata un po', vero? Meglio di così non si poteva sperare. Prego, assessore. Intanto faccio un ringraziamento grande alla Pro Loco nel nome del presidente qua Maurizio Bogoni, a tutta la Pro Loco, perché bisogna ricordarsi che la Pro Loco, dietro le spalle ci sono molta gente che lavora per fare queste manifestazioni. Il tempo ci è stato clemente, per fortuna, perché una serata così era un peccato non poterla vedere. Vi invitiamo assieme qua al presidente domani per la chiusura di questa festa del vino. Un ringraziamento a tutti per la vostra partecipazione, grazie ancora e buona serata. Colleghi, con un bel applauso. Oh, grazie quindi. Ecco, ci tengo a sottolineare che il titolo vinto da Alessia è abbinato alle cantine Riondo, di cui, diciamo, non lo so, credo di fare una cosa giusta, magari se chiedo un applauso, vero? Caspita, ecco, quindi certamente è un grande onore appunto avere degli sponsor importanti quando la manifestazione è importante, ed è così che voglio ancora una volta ringraziare la ditta Ferroli, il Solo Casa e ovviamente le cantine Riondo di Monteforte. Signore e signori, grazie di tutto, e con questo Armando Pigna vi saluta.